Ciao a tutti amici di MTV VCO, siamo qui a presentarvi la nostra recensione sulla Trek Procaliber 9.8. A 5 anni dalla presentazione della Procaliber, Trek ha presentato quest'estate la naturale evoluzione di questa front da cross country agonistico, che propone ancora una volta con il particolare sistema ISOSpeed di leggera ammortizzazione del carro. Ma soprattutto ripropone da quest'anno con geometrie molto più aggressive, quindi più orientate alle alte velocità. Dicevamo dunque della caratteristica fondamentale della Procaliber, che è appunto il sistema ISOSpeed, ovvero la presenza di questo sistema di ammortizzazione per il carro, di una minima ammortizzazione che dovrebbe servire appunto a rendere un po' più confortevole la bici sui fondi maggiormente sconnessi. Viene quindi riproposto anche in questa nuova versione, come viene riproposto anche il sistema Knock Block che troviamo in corrispondenza della serie sterzo, un sistema che consente di limitare l'angolo di sterzata, come potete vedere, più di questo lo sterzo non riesce ad andare. È un sistema che serve appunto per evitare che la testa della forcella possa impattare al tubo obliquo in caso di caduta. Inoltre il sistema Knock Block è stato rivisto in quanto adesso consente un angolo più ampio di sterzata rispetto al passato. La Procaliber 9.8 qui in test rappresenta il top di gamma e ovviamente è caratterizzata da un telaio in carbonio OCLV Mountain di Trek. Come sospensione troviamo una forcella Fox 32 SC con comando di bloccaggio remoto al manubrio. Le ruote sono le Bontrager Cove Elite in carbonio con canale da 29 mm di larghezza, con gomme anch'esse Bontrager. Troviamo le scorrevoli XR2 Team Issue. La trasmissione è una Shimano Deorix T a 12 velocità, anche se all'anteriore troviamo la guarnitura E13 TRS con pedivelle in carbonio. Shimano Deorix T sono anche i freni, all'anteriore con disco da 180 mm, al posteriore più piccolo da 160 mm. Il posto guida è quasi interamente realizzato da Bontrager, a eccezione infatti delle manopole che sono le Easy Chunky. Troviamo un manubrio in carbonio da 750 mm di larghezza, attacco manubrio sempre Bontrager, anche se la reggisella marchio Bontrager, il reggisella è in carbonio. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere mi piace e soprattutto ad iscrivervi al nostro canale YouTube se non l'avete ancora fatto. Vi ricordo che potete trovare i dettagli di questa bici e la nostra recensione completa al link indicato nell'info del video. Un saluto a tutti!